perso il volo per Nuova Delhi, era destino quindi che dovevo farmi un giro a Roma, e quindi eccomi al Colosseo, destino che in questo viaggio debba vedere un'altra delle sette meraviglie del mondo, e quindi un giorno a Roma. I mali vengono per nuocere. Gran bel pomeriggio a Roma, incredibile. E finalmente si parte per Delhi. Finalmente New Delhi! Indian Gate. E c'è un caldo della Madonna, incredibile. Saranno più di 40 gradi, poi umido. What's this monument? What are no idea, vero che mi fa. You're not. Infatti si convive con le scimmie. Okay, l'ultima tappa al Clayton. Okay. Una bella zona tosta. E buongiorno Delhi, e oggi è l'ultimo giorno, diciamo che ho visto un po' tutto quello che avrei voluto vedere, quindi ho deciso di l'insana idea di andare a piedi. Ottima metro, direi. Sono al Red Fort, il Forte Rosso. Nice to meet you. Mm-hmm.
Hello, guys. Hello. Hello. Old Delhi. Oggi ho veramente visto il traffico micidiale. È impossibile se non sei di qua, se non sei abituato ad andare a piedi. No. Non avevo mai visto un casino veramente indescrivibile. Non si riesce a dare l'idea con un video. Mai visto un casino così. Andiamo avanti con lo street food, questo è proprio più tipico di così, non si può. Non male. E finalmente si cammina! Ultima tappa e poi bye bye New Delhi. You like to say something for my film? E volevo anche ringraziare tutte le persone indiane, sono state veramente tante che mi hanno aiutato a cavarmela in una città come New Delhi. Grazie a tutti! Come si vive in una città da 30 milioni di abitanti? Si arrangia. Fine della giornata. Cena, però ho beccato proprio un pasto proprio piccante che dura, ma buono. Parto con assaggiare il peperoncino, ma mi sa che... piccante. What's your name? Instagram. Good, good. His name is Sanjeev. How do this cow into the street? By the street. Mata. Mata. It's chapati. What's the name of this? Shonuedo. Yeah. Okay. I try it. Okay. Thank you. Assaggiamo questa roba che non ho la più pallida idea di cosa sia. È dolce, tanto a cominciare, ed è buona, me la mangio. E continuiamo questa serata con un bel pezzo di torta. Proseguo con questo frullato di frutta congelato. Indescrivibile. Proviamo l'omelette. Direi che è buona. E oggi treno, stazione ferroviaria, Agra, quindi Taj Mahal. Stamattina sveglia alle 5, ma sono sul treno.
e finalmente al Taj Mahal. E così eccomi in una delle sette meraviglie del mondo. Oggi un caldo della Madonna. Direi che è arrivato il momento di lasciare il Taj Mahal alle spalle. Si è realizzato un sogno. Andiamo avanti. Forte Rosso di Agra, e vediamo cosa si tratta. Ma sembra un gran bel posto. Ed è veramente maestoso. È veramente gigantesco. E non vedo l'ora di andare sull'Himalaya e spero di trovare un po' di fresco. Un bel cetriolo. Buono. Front, full, then the back, back comes front, front goes back, we cross in the figure of eight, then down and then cut, one knot. Oh, e finalmente all'aeroporto di Delhi, quindi Kathmandu. Stanotte è stata una brutta nottata, è venuta la febbre, sono stato male tutta la notte. Per fortuna stamattina non avevo più la febbre, sono un po' scassato, quindi direi stop con lo street food. Finalmente Kathmandu, dove tutto comincia e tutto finisce. E devo dire che rispetto a Delhi è un paradiso terrestre, proprio si respira la calma, la tranquillità, la prima impressione è ottima. My friend Nepal. My first friend in Nepal, yeah. E dovrebbe portare fortuna, così dicono. Qui sono a Asan Bazar. Sto andando in piazza Durban. E qui c'è il meglio di Kathmandu.
e oggi sto testando gli scarponcini che ho comprato ieri e devo dire che gran bei scarponcini. E sono arrivato al Wayambunat, che è un tempio buddista. Una bella scalinata degna di Rocky. Vabbè. E qui è veramente pieno di scimmie. Simpatiche. E ho scovato questo percorso in mezzo alle scimmie. Adesso è iniziato a piovere bene. Là. Piatto di frutta. Namaste e buongiorno un cazzo. E qui adesso sono previsti 3 giorni di pioggia battente. E quindi oggi acqua. Ho la prova del 9 perché credo che di aver capito che da Lucca in su per almeno 2-3 giorni prenderò acqua, quindi io oggi la prendo un po' come una prova dell'antipioggia. Ed eccomi, sono le 4:30, sono all'aeroporto di Lucla. Adesso stanno per aprire e attendo notizie per il volo, perché qui il tempo va sempre a peggiorare e mi hanno appena confermato che al 99,9% il volo non parte, quindi nottata sprecata. Va bene. Colpo di scena. Si parte per Lucla. Incredibile, c'è un tempo bruttissimo, è tempo brutto all'aeroporto più pericoloso del mondo, ma comunque siamo in ballo, balliamo! Prima non si parte, poi si parte e così alla fine me ne ritorno sconsolato dagli amici del Trilock. Thanks for the lamb. Thanks for the lamb. Thanks everybody for all your help. Okay, evviva Trilock! E la compagnia aerea mi comunica che a causa dell'alluvione i voli non partiranno prima dei primi di ottobre. Ed è così che dopo un anno di preparativi, colpo di scena.
per mancanza di tempo sono costretto ad annullare le 2 settimane di trekking da Lukla all'Everest Base Camp. Che culo! Namaste Kathmandu, namaste! E oggi è tornato a risplendere il sole. E ieri sembrava la fine del mondo, ho dovuto annullare l'Everest Base Camp per motivi logistici e di tempo, e mi era crollato il mondo addosso. Ma per fortuna poi al Trilok ieri sera è nata una nuova idea. In un paio di giorni sto attrezzando il trekking al campo base dell'Annapurna. Un bel taglio di capelli rinfrescante, e di strada c'è questo tempio. E questo è il centro di Kathmandu. A zonzo per Kathmandu. Lascio questo quartiere, il Trilok. La passione per la montagna mi ha spinto qui, alle porte dell'Himalaya. Per la prima volta nella vita mi immergo in 10 intensi giorni consecutivi di trekking. Corsa contro il tempo, fra imprevisti, in balia degli elementi della natura. E così, dopo più di un anno di programmazione, mi ritrovo nella realtà, dove tutto quello che avevo pensato e immaginato assume una forma maledettamente concreta. Non sono più sicuro di avere scelto l'abbigliamento giusto, di affrontare l'altitudine. Non sono più sicuro di niente. Ma ho la sensazione che in un modo o nell'altro arriverò ai 4.130 metri del campo base
dell'Annapurna Sud. E questa avventura parte a Pokhara, dove arrivo il 2 di ottobre, dopo 22 interminabili ore di pullman, iniziate a Kathmandu e rallentate dagli effetti dell'inondazione di quei giorni, che già aveva reso impossibile il campo base Everest, motivo per il quale ero venuto in Nepal. E mentre cammino nelle vie di Pokhara incontro Santos, un tuttofare locale, che in meno di un'ora mi convince ad ingaggiarlo come porter. E per mia fortuna decido di riconsiderare l'idea di portarmi in spalla lo zaino da 10 kg. Questa mancava. Così il 3 ottobre decidiamo di fare un'escursione al World Peace Pagoda, un fantastico santuario buddista in cima ad una delle colline che formano il lago Pewa. E finalmente profumo per il mio naso. Gran bel posto, gran bel posto. Il 4 ottobre è il grande giorno, la prima tappa verso l'ABC. E cosa sarebbe la vita senza gli imprevisti? Una noia mortale. Il 4 ottobre è il grande giorno, la prima tappa verso l'ABC. Parto con un pittoresco pullman locale di Pokhara fino a Birettati. E siamo arrivati col pullman a Birettani. Birettati. Non riesco a trovare una jeep ad un prezzo accettabile. E visto che qualche chilometro in più non può certo fare la differenza, cominciamo con 5 ore di marcia a piedi, in una salita non indifferente. E a metà strada Santos intercetta una jeep che risaliva vuota e con 500 rupie ci danno un passaggio. E con la jeep in un batter d'occhio siamo arrivati a Tikedunga e cominciamo a camminare con l'idea di arrivare fino ad Ulleri, in un paesaggio straordinario che costeggia il fiume Burung di Koala fra cascate e vegetazione quasi boreale, rinvigorita dall'incredibile abbondanza d'acqua. E il primo giorno di trekking si conclude a Tikedunga. Namaste, e sono le 6 del mattino, colazione, poi si riparte col secondo giorno di trekking e vai! Wow! E il secondo giorno parte con il primo dislivello davvero impegnativo. È la scalinata,
È veramente tremenda. L'interminabile salita fino al villaggio di Ulleri. 3 chilometri di scalinata senza pietà. Se stai guardando questo video e sei giovane, questo è il momento giusto per fare queste cose. 500 metri secchi di dislivello. E presumo che questa sia una tomba con l'elenco dei nomi di tutti quelli che ci hanno lasciato le penne in questa salita. Pranziamo ad Ulleri con l'intenzione di pernottare a Gorepani. Ok, I introduce you Santos, that was my luck. I want to thank him to take my bag. Also a good guide, so I thanks you. La vita sull'Himalaya. Il paesaggio forestale è veramente incantevole. Cascate, ponti, ruscelli, paesaggi fiabeschi. E comincio a pensare che venire sull'Annapurna sia stato un regalo del destino. Incredibile! Ad ogni modo, nel pomeriggio mi rendo conto che non riusciremo ad arrivare a Gorepani. Santos, ho capito che non è una guida affidabile e, come dicevo io, non riusciamo ad arrivare alla destinazione che ci eravamo prefissi, e spero che il sentiero che stiamo facendo passi attraverso un villaggio. Io penso di sì, perché è da un'oretta che ormai sto seguendo il percorso col GPS, perché se non passiamo dal villaggio dovremmo continuare col buio e con la torcia, e la cosa non mi piace per niente. Per l'ultima scalinata siamo arrivati al villaggio. Tanto se non è ancora convinto, ma al 100% ci fermiamo qua. E namaste Nanghetanti. E questo è il villaggetto che ieri ci ha salvato il culo. E quindi fra 2-3 ore al massimo sarò sull'Himalaya, e finalmente. E anche il percorso di oggi è molto bello, attraverso la foresta. Ci sono veramente dei posti meravigliosi, direi proprio un paradiso terrestre. Posti incredibili!
prima salita per Gorepani. Arrivato, si chiama Moonlight Hotel e adesso vediamo di cosa si tratta. Take it easy. E non ci posso credere di essere sull'Himalaya, incredibile. È peccato che le cime, c'è molto nuvoloso quindi non si vedono le cime, ma domani mattina da Poon Hill mi garantiscono che ci sarà una vista meravigliosa sull'Annapurna. E stasera, come si chiama? What's the name? Dalbat. Oh, Dalbat. It is one I ate every evening in Kathmandu. Mm-hmm. But this is better. First. Sono le 5 del mattino e in notturna Poon Hill. Una salita veramente, non ho parole. E allora questo è il Machapuchare. Dopo una fatica immane, e come sempre la montagna ti ripaga ampiamente. Dice testa fra le nuvole. Ci vorrebbe un'ambulanza. Basta, basta, basta. È iniziata la discesa. Sarà un po' più, un po' meno dura, un po' più rilassante e posso godermi questi scenari boschivi montani nepalesi. E quando si passa in posti come questo è incredibile come si dimentichi istantaneamente di tutta la fatica che hai fatto. Ti ritornano le energie, ti viene voglia di andare. Ma guarda che un posto incredibile. Incredibile. E ci sarebbe da registrare
fare un video ad oltranza, perché veramente il percorso di trekking più bello che abbia mai fatto. Veramente sono estasiato. Una doccia sarebbe un sogno, ma tempo al tempo. E siamo all'ultima salita di circa 700 metri e dopo arriveremo. Io credo che un po' di buio ce lo prendiamo. E questa mi mancava, avevo previsto bene e siamo arrivati con la notte. E meno male che non mi separo mai dalla mia torcia. Hola, namaste, good morning, ciao. E sullo sfondo incredibile dell'Himalaya, Annapurna Sud, parte il quinto giorno di trekking. Pronti partenza? Via! E oggi ancora foresta, sarà una tappa prevalentemente di discesa. Oggi c'è un caldo della Madonna. Oggi sembrava un po' meno dura, ma insomma, un bel piatto di spaghetti. Should be noodle, is it noodle? I think spaghetti. Tomato sauce. Un po' di energie per arrivare a fine percorso. Salite spacca gambe, mamma mia.
E qui le salite sono sempre in agguato, proprio giri l'angolo e pom, una scalinata così, e dici cazzo, ma è da fare, quindi. Siamo sotto l'Annapurna. Namaste, buongiorno Chung Lung. E oggi una bella tappa alle spalle, proprio sono ai piedi dell'Annapurna, quindi oggi tappa, super tappa, sarà molto impegnativo, quindi bambù dei Urali, quindi bando alle ciance e go straight. Ho avuto la grande idea della giornata e io ho detto a Santos: ma perché dobbiamo fare tutto il giro per bambù, per Duba? Prendiamo questa via breve, e stasera siamo ancora qua e poi torniamo indietro. Easy! Spettacolare! È già finita la luna di miele, la salita è dura, la tappa sarà lunga, ma già cominciare a vedere le scritte ABC mi ha dato una carica delle energie che oggi sto filando come un treno. Machu Picchu, queste montagne ti trasmettono l'energia, le forze per andare avanti, queste infinite scalinate, e si sale, si sale! E volevo far sapere a questa montagna che io mi piego, ma non mi spezzo. A quanto pare questa sera non riusciremo a arrivare a De Urali e purtroppo Santos fa quello che può, il pomeriggio non ha reso quanto al mattino, quindi non riusciremo a arrivare a De Urali e quindi stasera dovremo rivedere i piani. Intanto dobbiamo trovare un posto per dormire.
cena, sì, cena. Il raffreddore è peggiorato, credo di avere un po' di febbretta. Adesso ho preso una pillola che mi ha dato Santos, un'aspirina, e spero che domani mattina le cose si mettano meglio. Spero che una bella dormita risolva il tutto. Ok, good night. Buongiorno, namaste. Insomma, stamattina molto meglio di ieri. Me la sono vista un po' brutta. La notte è stata positiva, una bella dormita. Stamattina non dico che sto bene, c'ho sempre raffreddore, un po' di tosse, bronchi infiammati. non sono le condizioni ideali per tentare l'ABC, quindi oggi tappa più o meno relativamente tranquilla fino a Deurali. Dopo farò lì un pernottamento e domani mattina, se Dio vuole, proverò l'ABC. E si parte subito con una bella salita. Come sempre, veramente favoloso. E sono appena caduto lì sotto, pazzesco. È andata bene. Sono un po' bagnato, un po' spaventato, però mi sono svegliato. E questa è veramente spettacolare, meraviglia delle meraviglie. È una cascata, è un'apoteosi di cascate, un villaggio, una città di cascate. Caldo, una sigaretta, una bella pillola per il raffreddore e andiamo avanti. A che era tutto limpido, a che è venuto un nebbione. Sono quasi le 7, sono partito per campo base Machu Picchu, sarà il primo obiettivo, dopodiché deciderò se andare a campo base Annapurna. Il problema è che oggi non c'è più margine di tempo, quindi devo fare andata e ritorno, una specie di doppia tappa, e con raffreddore, tosse, non è per niente scontato che riesco a fare questa andata e ritorno, quindi ci provo.
ma sarà difficile. Sono proprio ai piedi della vetta del Machu Picchu. Stamattina mi sento veramente dentro una grandissima forza della natura. Ho realizzato che sono nell'Himalaya. E qui l'aria è decisamente più frizzantina. Anche qui le salite non mancano. A malincuore lascio il campo base. Campo base, da questo momento comincia ufficialmente la discesa e, come dico sempre, tanta fatica, 80 km circa per arrivare qui, mezz'ora e via. E sarà dura abbandonare questi scenari. Hola e buongiorno, namaste. Con una buona ora di ritardo parto da De Urali e oggi vedo di arrivare il più lontano possibile, perché per il 14 vorrei essere arrivato a valle. Ho sempre questo raffreddore, questa bronchite che mi tormenta e speriamo che oggi le salite non mi mettano KO. Via! Meraviglia! È sempre nei posti ad effetto. Thank you.
E buongiorno, sono le 7, oggi puntuale, parte quindi il decimo giorno, devo arrivare lì sopra a Chum Rung, sarà una salita, l'ultima salita veramente impegnativa. Ed ecco l'ultima vista dell'Himalaya. Inizia l'epocale salita a Chum Rung. Latte di bufalo. Ed eccolo il mega ponte, incredibile, veramente lungo. E si vola! Si vola! Chiude in bellezza. E colpo di scena, a quanto pare, a Jinudanda ci sono dei mezzi pullman o jeep, poi è arrivato a valle si vede, che con cui si può andare direttamente a Pokhara. Nonostante San Viaggino ce l'abbia messa tutta, sono le 2, ma sono arrivato a Mumbai. E arrivare di notte in una città come Mumbai non è certo il massimo. E ci metto quasi un'ora per orientarmi, abituarmi al soffocante caldo umido, prelevare dei contanti e trovare un taxi che mi porti al quartiere di Sakinaka, nell'albergo prenotato. E finisco in un posto allucinante, fra persone buttate a bordo strada, ratti che girano indisturbati
e rifiuti di ogni genere ovunque. Il tassista cerca di convincermi a cambiare posto e arriva un ragazzo dall'albergo e fra mille dubbi decido di rimanere lì mentre guardo il taxi partire con un irrimediabile senso di abbandono e senza dire altro mi addormento in una specie di loculo e alle 7 del mattino mi sveglio, raccolgo tutte le mie cose e me ne vado senza neanche pagare, dal momento che nella reception non c'era nessuno. E così iniziano i miei 3 giorni a Mumbai. Buongiorno Mumbai. Stanotte mi ero accorto che ero un po' staccio, ma adesso si vede molto meglio. E adesso vediamo. Ormai ho imparato a attraversare. E sono arrivato al mare, ma dubito che riuscirò a fare quel bagno che avevo tanta voglia di fare. E mi sembra che l'acqua sia marroncina e soprattutto non c'è un'anima viva in acqua con questo caldo. E diciamo che fino adesso, a meno di clamorosi risvolti, Mumbai non mi piace proprio, è ancora più incasinata di New Delhi. Mi aspettavo un po' di più dal mare, ci saranno sicuramente, soprattutto in quella zona lì, le spiagge più belle, ma fino adesso ho visto solo miseria e casino. Diciamo che dopo un paio d'ore in camera con aria condizionata la vita riprende a sorridere, o quasi, e adesso vediamo dove riesco a arrivare perché qua è veramente un casino. E allora a questo punto me ne ritorno a piedi in albergo e mi sono rotto le balle.
primo giorno a Mumbai e oggi ho bruciato la giornata e sono stato bello sdraiato nel letto con l'aria condizionata, ma ci voleva perché sto veramente molto meglio oggi. Il raffreddore si è attenuato, la tosse quasi niente, ci voleva proprio. E quindi passeggiatina e dopo cena andrò all'aeroporto, dove alle 4 del mattino prenderò il volo per Baku. Imbarco e vai. E direi che a Baku c'è freddino. Ci saranno una quindicina di gradi col vento. Grattacieli e strade all'americana. Che dire di Baku? È la prima impressione. Allo. Infrastrutture impeccabili. Ma qui vedo, non conosco molto la storia di Baku, ma vedo una vedo una mano comunista, c'è un mix di palazzoni con grattacieli, beh, comunque strade importanti, pulite, una città molto pulita. Vediamo. Non so perché, ma ho la sensazione di essere in Russia. Oh, e finalmente dopo quasi 3 ore di cammino, di motopiede, sono arrivato al Hotel Rotterdam e... Se oggi ci fosse il Gran Premio di Formula 1, questa stanza varrebbe oro. Oh, e dopo Nepal e India, ragazzi, qui c'è da scialare. E buongiorno Baku. Cioè, buongiorno cazzo, cioè, ieri ha piovuto tutto il giorno, ha piovuto tutta la notte, stamattina piove ancora, speriamo che non viene un'altra alluvione, che io stasera dovrei anche partire. E comunque buongiorno. E sotto questa pioggia torrenziale e che ci devo fare? Mi faccio il mio giro Baku. Attenzione, il Louvre. E continuo a avere la netta sensazione di essere in Russia. Ed è venuto fuori un sole incredibile e la vita sorride.
sono arrivato alla città vecchia di Baku. Ed è chiaramente una via fatta ad hoc per i turisti. Kentucky ci sta veramente bene, non lo mangio volentieri. Questo è per Samu. Buon appetito! Devo dire che è una bella città. E me ne vado all'aeroporto. E diciamo che un viaggio di questa portata non poteva finire in altro modo che con una bella nottata in aeroporto. Aeroporto di Palermo, e fine della storia. Un viaggio, un'avventura, una lezione di vita. Un sogno che si avvera, una sfida, una vetta, uno zaino in spalla e pedalare. Una storia in più da raccontare. Un Dio da ringraziare, una terra da baciare, altri modi di vivere, di pensare, di mangiare, solo cercare di capire e mai giudicare. La montagna, l'Himalaya, la forza della natura. E ringrazio la passione, l'ispirazione, tutto ciò che mi ha dato la voglia e la forza di farlo. Ringrazio il cielo, ma soprattutto tutti quelli che mi hanno aiutato quando ero perso nel nulla. Arrivederci e alla prossima!